Peppe Brandino, avvocato, sportivo e uomo politico, ricordato questa mattina per l'intitolazione di una strada a lui dedicata. Per chi non conoscesse suo fratello, perché? Perché viene ricordato, abbiamo sentito tante motivazioni, la gente ha le sue motivazioni, i suoi clienti hanno le motivazioni, la famiglia ha le sue motivazioni. Sì, sì. Io ringrazio innanzitutto l'amministrazione comunale, il sindaco Giancarlo Grazzo, l'amico Francesco come vice sindaco, perché è stato veramente un regalo che la città ha voluto fare a mio fratello. Mio fratello, giustamente, come ha ricordato un poco fa mia cognata, era una persona vicina alla gente per cultura, per educazione, per carattere. E anche questa scelta di questa via, di una periferia, è stata anche cercata, perché Peppe era convinto, come diceva l'intervento di mia cognata, che dalle periferie si doveva partire per creare dei buoni cittadini e per creare veramente il bene della città. Ed è questo che è il suo messaggio, perché lui amava particolarmente Siracusa, l'amava in tutte le sue sfaccettature e voleva lasciarla migliore di come l'aveva trovata. Purtroppo ha avuto breve tempo per fare questo tipo di proponimento.